Semplicemente, eccoci qua, adesso dovremmo essere ufficialmente preparati tutti. Bene, sono molto felice di dare il benvenuto a questo evento della Primavera delle Idee. Cos'è la Primavera delle Idee? Molto sinteticamente, utilizzare la situazione, anche complicata che stiamo vivendo per approfondire, studiare, conoscere, imparare. E lo facciamo come partito politico, ma aprendoci a persone che non sono appartenenti al nostro partito politico, che ci aiutano però a riflettere, a far funzionare le idee. E abbiamo iniziato il 21 marzo, continueremo fino al 21 giugno. In questa primavera delle idee, ovviamente, uno dei temi chiave è la sanità. Perché la sanità? La sanità perché abbiamo tutti scoperto l'importanza, doveva esservi bisogno di una pandemia, ma sicuramente la pandemia ci ha costretto a imparare, a riconoscere, a ribadire l'importanza della sanità. Abbiamo scelto di scommettere molto sull'investimento in sanità nell'azione di Italia Viva. Prima abbiamo chiesto che il paese prendesse il MES, cioè 32 miliardi di euro di finanziamento speciale. Giustamente il Presidente del Consiglio ha detto: io, prima di ragionare di prendere il MES, vorrei capire qual è il piano, dove li mettiamo questi soldi. Allora ci siamo presi un impegno con una serie di colleghi parlamentari, su tutti Anna Maria Parente, che è la presidente della Commissione Sanità al Senato e che è qui con noi. Ciao Anna Maria. E Lisa Noia, che è la capogruppo in Commissione Sanità alla Camera e che ovviamente lavora a Montecitorio. Abbiamo deciso di fare una cosa, di fare una serie di incontri per capire meglio dove andare a non soltanto prendere questi soldi, perché poi è il debito dell'Europa, è una parte più finanziaria che possiamo affrontare in un altro momento, ma come spenderli. Per capire, per imparare, per scrivere, abbiamo chiesto ad alcune personalità di darci una mano. Questo è il primo di una serie di incontri e andiamo a disturbare, anzi mi scuso anche con loro per il ritardo, due personalità del mondo della ricerca, della medicina, della sanità, diversi tra di loro, ma che hanno un comune denominatore che è la voglia di immaginare la sanità del futuro. Noi siamo continuamente sull'emergenza e una volta sono le mascherine, una volta è la ricerca di posti in terapia intensiva, tutte cose molto serie, molto complesse. C'è tutto il tema del non Covid, centinaia di migliaia di malati oncologici che soffrono più di prima, malattie che sono probabilmente messe in secondo piano non dall'abnegazione dei medici o dalla qualità del nostro personale infermieristico, ma dal fatto che semplicemente la sanità è in una fase di stress oggettivo. Tuttavia, vorremmo alzarci un po', elevarci un po' e cercare di capire, anche grazie alle vostre domande, che tipo di sfida ci attende per il futuro. Questo è il senso dell'iniziativa. Un'iniziativa per farla funzionare, è bene che io mi taccia il prima possibile e che ascolti. Le due personalità sono, da un lato, il professor Rino Rappuoli, che io vedo sempre con una certa invidia, anche legata alla sua origine, perché dovete sapere che tra fiorentini e senesi i rapporti sono complicati, direi, da qualche secolo. E, peraltro, i senesi insistono nel ribadirci che a Montaperti il 4 settembre del 1260 hanno vinto loro. Per una vittoria se la tirano da qualche secolo, ma purtroppo un'altra vittoria dei senesi, e in questo caso ne sono fiero e felice, è quella che grazie al professor Rappuoli in terra di Siena si sta ormai producendo da molti anni, vale a dire uno straordinario centro di ricerca che in parte ha a che fare con l'attività privata di alcune aziende farmaceutiche, in parte dall'iniziativa della Regione Toscana, Toscana Life Science, che vede nel professor Rappuoli un punto di riferimento assoluto. Parleremo con lui, poi Anna Maria lo introdurrà meglio di me, in particolar modo di monoclonali, che è la nuova sfida, ma anche di vaccini. Abbiamo a che fare con uno dei principali esperti di vaccini al mondo. E poi la professoressa Mari Capane, che ringrazio per essere qui con noi, che ci aiuterà a capire, non solo che è un'esperta di, non soltanto di terapie geniche, ma vediamo se la dico bene senza fare errori, ma di tutto ciò che ha a che vedere con il mondo dei bambini, della diagnosi precoce, della capacità di intervenire attraverso strumenti di innovazione sulle terapie. Ci racconterà anche una serie di problemi oggettivi, così mi spiegava Lisa stamani mattina sulla difficoltà di intervenire su terapie speciali, particolari, che potremmo cercare di mettere in campo e che purtroppo richiedono denaro, impegno e forse anche una maggiore attenzione da parte del
del pubblico, e la professoressa Pane ci aiuterà a capire come una parte di questo progetto Sanità 2030, che noi vogliamo proporre al Parlamento sulla base delle indicazioni che gli esperti ci danno, potrebbe avere un significato se riuscissimo adesso a fare le scelte giuste e a riconoscere la qualità delle tante donne e uomini che lavorano nel settore della salute e della sanità in Italia. Questo è un po' l'obiettivo. Io mi fermo. Prenderei nel mio sogno segreto di fare il conduttore televisivo, che è da sempre il mio vero obiettivo, fin dai tempi di Palazzo Chigi, prenderei insieme ai ragazzi che ci seguono, Luca, Alessio, che ci seguono da remoto, le domande, per poi lasciarle dopo la fase introduttiva ai nostri ospiti. E naturalmente Anna Maria e Lisa, permettetemi di ringraziarle perché sono due straordinarie parlamentari. Anna Maria, da Presidente della Commissione, sta facendo un grande lavoro, sta persino sopportando la mia presenza in Commissione, che è appena iniziata, in Commissione Sanità. Io mi sento male. Mi senti male? Intanto mi chiedo subito. E Lisa, che sui vaccini, non soltanto sui vaccini, ha fatto delle battaglie di civiltà negli ultimi giorni, molto molto importanti, delle tue settimane ormai. Anna Maria, a te la parola, io mi metto da remoto e preparo le domande per i nostri ospiti. Grazie, mi sentite? Grazie, mi sentite? Io vi sento male. Mi sentite? Sì. Io lo sento. Sentiamo. Vai Anna Maria, ti sentiamo. Va bene. Allora, grazie Matteo, grazie a tutti, il professor Rappoli, la professoressa Pane. Noi abbiamo, diciamo, le nostre vite in base dal tema della sanità, mai avremmo immaginato un'epidemia così difficile. In tutte le famiglie si parla di quando si farà il vaccino, il tampone, quando ci sono ammalati in famiglia, le riaperture, eccetera. Però noi dobbiamo essere molto molto bravi in questa fase a immaginare appunto la sanità da quei prossimi 10 anni, anche soprattutto per imparare da questa terribile lezione della pandemia. La sanità ha un impatto molto forte anche sull'economia e sull'occupazione, mai come nella storia dell'umanità, tant'è vero che il DEF che ci accingiamo a discutere in Parlamento la prossima settimana ha nel suo incipit alcune questioni fondamentali che riguardano la sanità, racchiudendole in 3 linee, diciamo, di intervento anche economico, che sono appunto, oltre la campagna vaccinale, il rafforzamento del sistema sanitario nazionale e l'impulso alla ricerca. Quindi noi di questo stasera parliamo con i nostri ospiti importantissimi per noi. Il professor Rappoli, impossibile descrivere il suo curriculum, è un professore di microbiologia di fama internazionale, è impegnato in tutte le ricerche, scopritore anche di vaccini, e in particolare in questo momento sugli anticorpi monoclonali, direttore scientifico adesso della Glaxo di Siena, come diceva Matteo, io ho avuto già l'onore di averlo in commissione istituzionalmente per un'audizione su un approfondimento sui vaccini, ed è stato per noi davvero illuminante, e lo ringraziamo anche adesso per darci il suo contributo in questo itinerario che come Italia Viva cominciamo diciamo al servizio del paese. La ricerca in sanità deve essere considerata probabilmente come alla stregua della difesa di un paese. Credo che questa sia la prima lezione che dobbiamo imparare dall'epidemia per costruire la sanità del futuro. Professor Rappoli, ancora grazie per essere qui con noi, le diamo molto volentieri la parola. Beh, grazie mille, è un piacere essere qui per questa chiacchierata. Ma io vorrei prendere un po' lo spunto la storia Siena, Firenze, che Matteo Renzi diceva prima, per raccontarvi una storia. La storia è che questa pandemia la stiamo vivendo con tutta la drammaticità, ma non è niente di nuovo nella storia dell'uomo. Ce ne sono state di pandemie. E la ragione per cui voglio parlarvi di questa pandemia è perché sono senese e Siena... per quelli che conoscono un po' la storia, all'inizio del 1300, fine 1200, una città ricchissima, forse meglio di Firenze a quei tempi, e
aveva una cultura, era molto ricca, a un certo punto avevano deciso di fare un'opera grandiosa e volevano fare la cattedrale più grande al mondo per dimostrare quanto erano potenti. Oggi gli stati che vogliono dimostrare quanto sono potenti fanno l'edificio più alto al mondo. E cominciarono a fare questa grande costruzione di questo Duomo, e solo che nel 1348 a maggio arrivò la peste bubbonica, arrivò a Siena e nel giro di 3 mesi essenzialmente uccise 2/3 dei senesi, 1/3 della popolazione europea anche, ma Siena picchiò più duro perché era più popolata, e nel giro di 3 mesi, da maggio a settembre, questa città che era ricchissima per il mondo di quei tempi perse 2/3 della popolazione, quindi un sacco di morti, ma essenzialmente perse il potere economico. Siena non si è mai ripresa da quella popolazione, probabilmente aveva più gente allora di quanto ce n'è adesso. E oggi chi conosce Siena va vicino al Duomo, vede questo facciatone che era, doveva essere la facciata del Duomo di allora, che è quello che io chiamo il monumento più importante, più imponente al mondo, che dice: guardate, una malattia infettiva, un microbo che nessuno può vedere a occhio nudo, ha distrutto una delle economie più fiorenti di quel periodo, nel 1348. E è una lezione importante, non è l'unica, ce ne sono tutte le volte che le pandemie sono arrivate, hanno avuto cose del genere. Adesso, nel questo ultimo anno, l'abbiamo vista anche noi. Abbiamo visto che è arrivata una pandemia, un microbo, un virus piccolo che è impossibile da vedere a occhio nudo, è difficile col microscopio, è arrivato e ha messo in ginocchio l'economia globale. Ha messo in ginocchio l'economia globale. C'è chi parla, noi sappiamo l'impatto sull'economia italiana, ma l'impatto globale, c'è chi parla già di 16 trilioni, che è un anno di GDP americano, 10 anni GDP o PIL italiano. Quindi è chiaro che la salute, le malattie infettive non solo sono importanti perché la gente muore, ma sono importanti perché possono mettere in ginocchio un'economia locale e mondiale. Ora siamo nella soluzione in cui ripartire diventa importantissimo per l'economia, e vorremmo chiudere con questa pandemia prima possibile. E quegli stati che, come la Cina, sono riusciti a contenere la pandemia fin dall'inizio, essenzialmente adesso stanno marciando con la loro economia a passi da gigante. La lezione di tutto questo è che non è nuovo, non c'è niente di nuovo in quello che sta succedendo. Le malattie infettive emergenti possono arrivare, possono mettere in ginocchio sia la salute, ma contemporaneamente anche l'economia di un paese, sono una questione di sicurezza nazionale. E ora, questa è una cosa che adesso hanno capito tutti. Noi scienziati l'avevamo capito anche prima, è dal 2002 che io racconto la storia di Siena dicendo: guardate, se investiamo un po' adesso per prepararci per il futuro, magari investiamo in scienza, in tecnologia, in vaccini, in anticorpi monoclonali, nel mettere il nostro paese competitivo nella scienza, così via, ci troveremo preparati a eventuali pandemie, eventuali disastri. È ovvio che quando tutto va bene è molto difficile ascoltare quelli che, come me, dicevano: guardate che ci dobbiamo preparare alle pandemie, l'ho fatto dal 2002 in poi, e finché la cosa è arrivata, e adesso chiaramente la scienza, i vaccini, il monoclonale, tutti li vorrebbero ieri, e sarà molto difficile farli, perché anzi, la scienza ha fatto passi da gigante, ha fatto una cosa, un miracolo incredibile, preparare vaccini e monoclonali in così breve tempo, ma tutti li avremmo voluti prima. Magari sarebbe stato possibile se avessimo investito prima in scienza, tecnologia, preparazione di vaccini, preparazione di monoclonali,
strutture per produrli, sono molto difficili da fare. Quindi, dal mio punto di vista, diciamo che investire in sanità, che poi si traduce in prevenzione, è una delle cose più importanti del nostro periodo, perché abbiamo la scienza che può permetterci di essere preparati per qualsiasi evento, e se investiamo bene avremo due cose importanti: uno, che staremo bene, vivremo a lungo, le nostre famiglie staranno bene, ma anche la nostra economia potrà marciare bene, perché con la salute e con la tecnologia l'economia può andare in un modo fiorente, può essere competitiva. Quindi questo credo che sia la mia introduzione. Poi sono sicuro che parleremo di vaccini, di monoclonali, eccetera, però volevo dire questo, e volevo concludere, forse se non l'ho presa troppo lungo, con una cosa che ho imparato dall'Accademia delle Scienze Americane, che di cui faccio parte, che essenzialmente è quella che dà al paese, agli Stati Uniti, i consigli su cosa fare. E un po' di anni fa, quando la Cina stava diventando competitiva dal punto di vista scientifico, l'Accademia delle Scienze Americane fu incaricata dal Congresso di dire cosa dobbiamo fare noi per non farci sorpassare. E la risposta dell'Accademia delle Scienze fu: guardate che gli Stati Uniti sono diventati una potenza mondiale numero uno perché dal dopoguerra abbiamo investito sempre in scienza e tecnologia. Cosa dobbiamo fare adesso per mantenere questo primato? E la risposta fu: continua a investire di più in scienza e tecnologia. E con questo vorrei chiudere. Grazie prof, grazie mille, grazie per l'introduzione. Ci sono già almeno una decina di domande pronte, non so se riusciremo a farle tutte, ma trovo affascinante, tra l'altro, il tema di come chi non coglie per tempo la possibilità di affrontare il rischio, e il facciatone del Duomo di Siena va in questa direzione, poi perde l'occasione con la storia. È un rischio che secondo me c'ha l'Europa in questo momento, però per chi ci sta seguendo e capisce di sanità poco quanto ne capisco io, chiariamo questo passaggio. Noi non stiamo discutendo di una cosa da addetti ai lavori, noi stiamo discutendo del nostro futuro, perché dagli investimenti in ricerca, scienza, tecnologia non dipende semplicemente la possibilità, toccando ferro, di risolvere prima una pandemia, la prossima pandemia che verrà, ma dipende la nostra capacità di essere una società all'altezza delle sfide. E credo che questo, per il riferimento che faceva il professor Rappuoli all'Accademia Americana, ma anche al Duomo della gloriosa città di Siena, dà il senso dell'importanza della sfida. Lo riprenderemo anche con le vostre domande, anche perché immagino che per il professor Rappuoli ci saranno centinaia di domande, vediamo come gestirne qualcuna, due o tre, sui vaccini e non solo, sugli anticorpi monoclonali. Qualcuno, visto che inizia a scrivere la regione, il ruolo delle regioni, perché non in tutte le regioni monoclonali, e naturalmente l'impatto economico, perché l'abbiamo visto, dalla Cina che fa più 19%, che citava il professor Rappuoli, a Israele che è ripartita, ad altri paesi, l'Inghilterra, che era molto, il Regno Unito, che era molto in difficoltà, ma che grazie alla vaccinazione di massa ha ricominciato prima di noi, è anche un tema di natura economica, perché poi non si può morire di Covid, non si può morire di pandemia, ma non si può neanche morire di fame, ed è un complicato tema da gestire. Grazie dunque al prof per la prima parte di introduzione. Darei subito la parola a Lisa Noia e farei la seconda introduzione, poi via pronti per il nostro colloquio con la professoressa Pane. Grazie Matteo, noi abbiamo deciso di invitare, siamo molto grati perché ha accettato il nostro invito, la professoressa Pane, che insegna neuropsichiatria infantile all'Università Cattolica di Roma e che è la direttrice del centro NEMO presso l'ospedale Gemelli, che ci parlerà delle terapie geniche. Perché abbiamo fatto questa scelta? Perché noi siamo in un momento di grande rivoluzione scientifica, la professoressa Pane ce ne parlerà e ci racconterà i piccoli miracoli a cui lei sta assistendo. Abbiamo malattie che fino all'altro ieri non erano curabili, che oggi si possono curare, ma il problema è che sono terapie molto costose. Costose se intendiamo la sanità come appunto un costo e non un investimento, mentre invece
se la guardiamo dal punto di vista del fatto che dei bambini che sarebbero destinati ad avere molti problemi di salute invece possono aspirare ad avere una vita completamente diversa, è un investimento nel futuro anche economico, perché sono bambini che avranno una vita in cui potranno lavorare più facilmente, in cui potranno fare tante cose che sarebbero state loro negate. E quindi noi come politica dobbiamo porci il problema di come aiutare la professoressa Pane e tutti i suoi colleghi a dare accesso a tutti i pazienti che potrebbero usufruire di questa grande rivoluzione scientifica, mentre invece lei mi diceva oggi a volte lei si trova in condizione di dover dire dei no a bambini che potrebbero essere curati. E quindi lascia lei la parola, perché credo che potrà spiegare meglio di noi la grande sfida che attende noi politici nell'immaginare la struttura della spesa sanitaria del futuro. E la ringrazio molto perché ha accettato di raccontarci il suo splendido lavoro. Grazie. Grazie onorevole, grazie a tutti voi. Io entriamo in un mondo diverso, entriamo nel mondo dei bambini. Come tutti i bambini, io credo che anche i bambini malati hanno i nostri bisogni e hanno i sogni e noi abbiamo il dovere di mantenere vivi i loro sogni e le loro aspettative. Questo devo dire, noi negli anni stiamo riuscendo a farlo, perché io mi occupo di malattie neuromuscolari pediatriche, malattie genetiche, per cui fino a qualche anno fa non c'era veramente nulla da offrire a due poveri genitori a cui io comunicavo una diagnosi di questo genere. Una diagnosi che poteva essere a volte di morte entro il primo anno di vita, o poteva essere invece una diagnosi comunque di una gravissima disabilità, per cui io dovevo andare a comunicare ad una giovane coppia che aveva appena partorito da qualche mese il suo primo figlio magari, e quindi nel giro di un'ora di colloquio, due ore di colloquio, io rompevo tutti i castelli che loro in 9 mesi di gravidanza si erano costruiti. E quindi gli andavo a dire che il loro bambino non avrebbe mai camminato, che il loro bambino non avrebbe mai potuto arrivare magari ad un'età adulta, o che il loro bambino avrebbe perso magari la deambulazione, o addirittura nelle forme più gravi che il loro bambino non sarebbe arrivato al primo anno di vita. Per cui immaginate quante sono frustrante in questi anni lavorare in queste condizioni senza poter offrire nulla. Da qualche anno abbiamo iniziato l'esperimentazione, abbiamo iniziato i primi trial clinici, ed è lì che è arrivata veramente la nostra vittoria, perché questi trial hanno cominciato a dare i primi risultati, abbiamo cominciato a commercializzare il primo farmaco, poi ne è arrivato un secondo, adesso addirittura in questo momento per l'atrofia muscolare spinale, quindi per questa malattia, una malattia genetica in cui entrambi i genitori sono portatori sani della malattia e hanno il 25% ogni nuova gravidanza di avere un bambino affetto da questa malattia, ma purtroppo ognuno di noi potrebbe essere portatore sano di tantissime malattie ma non lo sa di essere, per cui questi genitori nel momento in cui arrivano a una diagnosi del genere non hanno memoria, non hanno conoscenza del fatto di essere portatori sani di questa malattia stessa. E quindi a un certo punto l'arrivo di questi farmaci ha veramente rivoluzionato la storia naturale della malattia. I bambini con la forma più grave, quindi con la forma 1, hanno per fortuna cominciato a migliorare con l'avvento di questi farmaci, e ad oggi la sopravvivenza di questi bambini è nettamente migliorata. Io negli ultimi 4 anni, se voi pensate a questo dato, negli ultimi 4 anni non è morto nessuno dei miei pazienti, e questo per me, vi assicuro, è veramente la prima grande vittoria, perché vi assicuro che avere dei bambini che tu accompagni e che insomma porti purtroppo al decesso, vi assicuro che non è facile. E poi sono arrivati tanti altri risultati, è arrivata la terapia genica, la famosa e tanto attesa terapia genica. Terapia genica che ha dato dei risultati veramente inaspettati, ma soprattutto terapie che sappiamo essere indispensabili, ma soprattutto essere molto molto importanti e che danno risultati eccezionali se vengono somministrati al momento della nascita. Nel momento in cui io faccio uno screening neonatale e quindi faccio una diagnosi alla nascita nel bambino, riesco a trattare il bambino nei primi 10-15 giorni di vita, quando ancora i segni della malattia non sono evidenti, e allora lì io permetto al bambino di non avere mai segni nella vita.
Addirittura noi abbiamo avuto per fortuna la possibilità insieme alla Regione Toscana, alla Regione Lazio di partecipare ad uno screening pilota, quindi uno screening natale con un progetto pilota finanziato, e in un anno abbiamo diagnosticato 13 bambini, e di questi 13 bambini, di cui 10 sono completamente asintomatici, trattati entro i primi 10 giorni di vita, ad oggi nessuno di questo bambino ha un segno della malattia. Addirittura le mie due bambine più grandi, che hanno compiuto un anno il mese scorso, sono bambine che camminano e iniziano a correre, cosa che io non avevo mai visto, e quindi veramente un risultato unico, un risultato eccezionale. La nostra speranza è che questo screening neonatale possa essere allargato a tutta Italia, perché pensiamo che sia giusto che in tutta Italia, che tutti i bambini abbiano tutti hanno lo stesso bisogno e i bambini sono tutti uguali, quindi non ci deve essere una regione che ha il vantaggio e un'altra regione che non ha questa stessa possibilità, per cui per noi l'allargamento dello screening è fondamentale. La terapia genica, come anche le altre terapie disponibili, che sono degli oligotidi antisenso, sono dei vettori virali, quindi sono sicuramente dei farmaci molto costosi, e quindi è indispensabile che ci rendiamo conto che il fatto che questi farmaci siano costosi è sicuramente un dato, ma che la vita dei nostri bambini e soprattutto i miglioramenti, i risultati che i nostri bambini riescano ad ottenere non ha prezzo. La vita dei nostri bambini non hanno prezzo, ma i miglioramenti dei nostri bambini non hanno prezzo. Io non avevo mai sentito un bambino con la forma 1 parlare, e l'idea che i miei bambini adesso vanno all'asilo, che chiacchierano, che mi rispondono, per me è veramente sono veramente dei risultati eccezionali. Quindi credo che tutti noi dobbiamo renderci conto che questi risultati sono importanti, e che però abbiamo bisogno. Devo dire, il sistema sanitario italiano io penso che sia un ottimo sistema sanitario. Io mi interfaccio, ieri ho visto una bambina polacca, noi arrivano nel nostro centro da tutta Italia, ma anche da tutta Europa, perché siamo un centro di riferimento internazionale, e quindi vengono a capire se quello che fanno nel loro paese è adeguato agli standard di cura e al management generale. E devo dire che confrontando il nostro sistema sanitario con quello degli altri paesi, mi ritengo e penso che abbiamo un ottimo sistema sanitario, e su questo è veramente importante dirlo. Abbiamo un ente regolatore che è l'AIFA, che fa un lavoro eccezionale di controllo, e quindi anche questo è veramente, siamo fortunati da questo punto di vista. Però credo che sia importante che anche la politica, che diciamo ci siano dei fondi stanziati per questi farmaci, che sicuramente sono dei farmaci costosi. Nel tempo sicuramente più farmaci avremo, più sicuramente con i competitor i prezzi si abbasseranno, immagino. Però è importante, diciamo, ricordare che la vita dei nostri bambini e dei piccoli pazienti deve superare qualsiasi ostacolo, anche economico. Grazie professoressa. Noi stiamo prendendo diverse domande. Io trovo davvero affascinante l'idea che per chi come la professoressa si è formata e nel corso della sua carriera vede cambiare le cose, si possa toccare con mano la svolta, che poi è quello che ci diciamo spesso, ma al quale non crediamo neanche noi fino in fondo, finché non lo tocchiamo con mano. In altri termini, vedi la differenza tra i bambini che dovevi accompagnare addirittura alla morte o comunque a una vita devastante, e dall'altro lato i bambini che oggi possono camminare. Diceva la professoressa, i miei bambini che possono vivere, possono avere una, se presi in tempo, mettiamola così, non è un'espressione molto seria, ma dal senso della concretezza, se presi in tempo possono fare una vita praticamente normale. Ecco, da questo punto di vista trovo affascinante il senso della medicina, della ricerca, della medicina nei giusti tempi. Allora, proviamo, ringrazio Paola, Cristina, Gianni, Giovanni, Massimo, Liliana, Marina, Erika, Angelina, Roman, Ignazio, Alda, ci sono decine di domande. Proverei a partire dalla prima, che riguarda il professor Rappuoli, sulla questione ovviamente vaccini e monoclonali. La sintetizzo perché sono due domande diverse, perché da Massimo che dice perché non prendiamo altri vaccini, a cominciare da quello russo, a chi domanda perché e cosa pensa il professor Rappuoli di quello che è successo su AstraZeneca e lo stop a Johnson & Johnson, che sono più domande sull'attualità. Poi c'è l'altro tema sui monoclonali, che invece è la specifica richiesta al professor Rappuoli, perché non tutte le regioni sono preparate, se davvero i monoclonali sono
utili, come si dice, è tra l'altro una delle cose che Rappuoli ha fatto negli ultimi anni. Proverei a sintetizzare, professore, per evitare, siccome sono 7 domande diverse, la domanda è: come la vede lei sulla situazione dei vaccini? Faccio la versione di Matteo da Firenze, le chiede com'è la situazione dal suo punto di vista sulla questione dei vaccini, ivi compreso questo stop and go, lo devo dire, un po' faticoso da seguire su AstraZeneca e Johnson & Johnson, e dall'altro la sua specifica richiesta sui monoclonali e la sua ricerca sui monoclonali e il suo giudizio sulla situazione. Poi una domanda per la professoressa Pani. Professore. Cominciamo dai vaccini. I vaccini, se cominciamo dai vaccini, diciamo che io la vedo un po' diverso da quello che sono le notizie di tutti i giorni sui giornali, in cui la gente dice: vabbè, non abbiamo abbastanza vaccini, colpa di questo, colpa di quell'altro, le aziende, i governi e così via. Io mi ricordo che un anno fa, già a gennaio, eccetera, la gente mi chiedeva: ma allora riusciremo a avere un vaccino per questa pandemia? E io, con i miei 40 anni di esperienza di fare vaccini, dicevo: guardate che fare vaccini non è semplice. A me, che di vaccini ne ho fatti diversi, ci sono voluti dai 10 ai 15 anni, a volte anche 20, per fare un vaccino. Adesso è arrivata la pandemia, vorremmo tutti un vaccino domani, non ci abbiamo ancora investito, anzi lo volevamo ieri, però sarà difficile farlo. La gente diceva: allora quanto ci vorrà fare un vaccino? Io dicevo: se va bene, lo cercheremo di farlo veloce con le tecnologie moderne, eccetera, se va bene avremo un vaccino in 18 mesi, ma dobbiamo correre. Probabilmente ci vorranno 3 anni, e non ero solo io a dire queste cose. Tony Fauci, che nel frattempo è un italiano illustre che sta negli Stati Uniti, diceva le stesse cose, gli esperti come me dicevano queste cose. Dopodiché invece la realtà ha superato l'immaginazione, perché i primi vaccini sono arrivati 10 mesi dopo. A fine dicembre in Italia abbiamo cominciato a vaccinare, e allora la scienza ha fatto un miracolo incredibile. Un po' di anni fa questo sarebbe stato impossibile. Dopodiché è chiaro che non avevamo abbastanza dosi, anche oggi non abbiamo abbastanza dosi, ma mettere su, questa è una delle cose che era facilissimo predire, che al momento in cui avremmo avuto vaccini non avremmo avuto gli impianti per fare le grandi quantità di vaccini. In effetti oggi ci vorrebbero 18 miliardi di vaccini per vaccinare tutta la popolazione mondiale, e riusciamo solo a fare qualche centinaio di milioni di dosi, e che ovviamente si accaparrano i paesi tipo gli Stati Uniti, che hanno pagato di più fin dall'inizio, e noi ancora che ci lamentiamo siamo avanti rispetto a tutto il resto del mondo, dove nei paesi in via di sviluppo ancora di dosi non ci vanno. Diciamo, i vaccini, secondo me, è un grande miracolo che ce l'abbiamo. Le avremmo voluti avere un pochino prima, ma forse dovevamo investire prima per averne di più in questo momento. Date le condizioni in cui siamo molto fortunati ad avere i vaccini che abbiamo. Poi c'è la storia di AstraZeneca, Johnson & Johnson e così via. È una cosa che ovviamente disturba tutti, sapere se questi vaccini hanno veramente qualche effetto collaterale, e perché ci sono gli esperti, un giorno dicono di sì, un giorno dicono di no, perché sono prudenti. Chiaramente questi vaccini funzionano, e funzionano abbastanza bene. Sia Moderna che Johnson & Johnson che AstraZeneca, dalla malattia grave, dall'andare in ospedale, proteggono al 90%. Poi dall'infezione variano un po' come protezione. Perché sono stati stoppati in questo momento e c'è tutta questa dinamica? Perché in casi rarissimi, che la gente dice uno su un milione, ci sono dei probabili effetti collaterali. Ora, non sappiamo se sono reali, non sappiamo se è una coincidenza, ma giustamente le autorità, l'EMA, l'FDA negli Stati Uniti, dicono: beh, mentre se non sappiamo ancora se,
se queste cose sono reali, dobbiamo analizzarle, dobbiamo guardarle, nel frattempo è meglio che ci prendiamo un pochino di tempo per mettere queste cose in pausa mentre aspettiamo i risultati finali. Quindi con vaccini sviluppati così in fretta, secondo me questo non è una cosa impensabile, è abbastanza normale che succedano cose nuove. È chiaro che è una cosa che vorremmo non avere, vorremmo avere tutte le certezze di questo mondo, ma è difficile avere le certezze quando abbiamo fatto le cose in così breve tempo. La certezza è che questi vaccini funzionano bene, funzionano, sono sicuri molto. La domanda è: ci sono delle cose rarissime che, con alcuni di questi vaccini, e questo lo vedremo nei prossimi, cioè analizzando i dati, eccetera. Le agenzie regolatorie stanno guardando a questa cosa e lo sapremo tra un po'. Prof, un'altra domanda al volo prima di prendere alcune domande per la professoressa. Due domande tecniche. Maria Benedetta dice: ma l'Italia sarà in grado di produrre vaccini a RNA? Primo punto, perché c'è tutto il tema della produzione, no, dei vaccini, argomento che lei ha seguito molto da vicino. E la seconda cosa, sui monoclonali, scrive Claudia Lucotti: il limite dei monoclonali credo sia la tempistica, devono essere somministrati in tempi precocissimi. I primi prescrittori dovrebbero essere i medici del territorio, ad oggi non ci sono protocolli condivisi e si stanno facendo discreti danni, in alcuni casi somministrando cortisone già all'esordio della malattia. Manca la formazione. Ora si entra su delle domande molto tecniche, il dibattito è appassionante, poi riprendiamo. Questi due punti però, da un lato sul fatto, come sta facendo Macron, di produrre dei vaccini in Italia, immaginando che comunque avremo un'ulteriore stagione di qualche problema nei prossimi mesi, e dall'altro sui protocolli sui farmaci monoclonali, che gli rispondiamo? Dunque, sicuramente in Italia si potrebbero produrre dei vaccini. In questo momento vaccini per il Covid non vengono prodotti perché non c'erano aziende in Italia che avessero investito in RNA, e quindi però in futuro penso che potremo farlo. Non è una tecnologia nuova, rivoluzionaria, io ci ho lavorato tantissimo in passato, quindi non è una cosa impossibile. È che ci dovremmo investire adesso e forse ci dovevamo investire qualche anno fa, se volevamo essere pronti, però non è mai troppo tardi. È chiaro che è tardi, per i prossimi due mesi i vaccini li dobbiamo comprare fuori, non li possiamo prendere qua. Per quanto riguarda i monoclonali, anche qui è una cosa interessante. I monoclonali, ci sono tanti prodotti che sono monoclonali umani, che sono registrati dalle agenzie farmaceutiche, dalle agenzie regolatorie, dall'AIFA, dall'EMA e così via, ma sono in genere prodotti molto costosi che sono per i tumori, per l'autoimmunità e così via. Fino ad adesso i monoclonali per le malattie infettive non erano quasi mai stati usati. La tecnologia è evoluta e con la pandemia diventato possibile fare anticorpi monoclonali umani che funzionano. Ora funzionano in questa pandemia, ma devono essere dati presto. È chiaro che questo virus va neutralizzato prima possibile, quando uno viene infettato. Se si aspetta che il virus abbia già bucato tutti i polmoni, poi è inutile dare un antivirale perché ormai il danno è fatto. Quindi prima vengono dati e meglio è. Perché è un problema con i monoclonali di adesso? Perché non ce ne sono tanti, costano ancora un po', e quindi è difficile darli a tutti molto presto. E noi nel monoclonale che abbiamo fatto a Toscana Life Sciences qui a Siena abbiamo cercato di affrontare subito questo problema. Invece di fare monoclonali qualsiasi, abbiamo cercato monoclonali molto potenti, quindi che potessero essere usati in piccole quantità, costasse meno a farli,
che potessero essere usati non come quelli che sono a disposizione adesso, che vengono dati per endovena in ospedale, ma i nostri monoclonali, che abbiamo fatto i monoclonali che possono essere dati per un'iniezione da un medico, da un'infermiera, e quindi stiamo cercando di portare i monoclonali per le malattie infettive come il Covid a un prezzo più accessibile e a una possibilità di darli in condizioni che non richiedano di ricovero in ospedale e che sia molto facile darli. È una evoluzione della terapia dei monoclonali e speriamo che diventi una realtà tra poco. Grazie professore, poi ritorno da lei prima della conclusione, anche coinvolgendo Anna Maria e Elisa. Professore Stafane, alcuni messaggi che le leggo o che le sono stati inviati, a parte il fatto che una cosa che ha colpito me e che ha colpito anche Cristina Midani, dice: bello che la dottoressa Pane dica ai miei bambini, riferendosi ai suoi piccoli pazienti, è tenerissimo. E dall'altro lato è partita anche una discussione molto interessante che mi piacerebbe poi, e che affiderò a Anna Maria, che è quella del sì, molto importante discutere di terapia per i bambini, ma non vi dimenticate che ci sono pochi geriatri. Vi prego, investite per la medicina geriatrica, visto che stiamo allargando l'età media. E questo, vabbè, è una cosa molto giusta. Tre o quattro questioni al volo. La prima, bravo professor Sapane, ma lo screening deve essere nazionale, non regionale. Lo screening deve essere nazionale, non regionale, senza il ma. E su questo tema del rapporto tra Stato e Regioni ci sono diverse domande, cioè come gestire la ricerca, quindi dal suo osservatorio, un tema di come fare. Io sono parte in causa perché ci ho perso il referendum per cercare di cambiare il rapporto tra Stato e Regioni, però su questo tema della ricerca, visto che stiamo parlando del futuro, anzi Sandro addirittura dice: ma non si potrebbe pensare di unificare almeno l'Europa nella politica sanitaria? Già ci interesserebbe fare questioni, salvare l'Italia prima ancora di unificare l'Europa, ma questo è un tema che le viene posto, quindi il rapporto tra ricerca, screening nazionale e regionale. Sebastiano, se è vero che il nostro sistema sanitario è importante, purtroppo il fatto che non sia erogato in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale è molto problematico. Su questo bisogna intervenire con gli investimenti, la ricerca non deve avere barriere, è una domanda che sta, diciamo, in linea con quella che dicevamo prima. Secondo tema, Sandra dice: per la sclerosi multipla, quindi allargando il campo degli interventi, un tipo di ricerca come quella che si sta facendo, che lei sta facendo, che tipo di risultati potrebbe ottenere? È chiaro che credo sia una discussione un po' complicata da immaginare adesso. E però in generale anche Maria scrive: importantissimo il grande risultato che state facendo sui bambini, ci vuole però lo screening sempre, complimenti, come fare a continuare su queste strade? Allora la mia domanda, dottoressa, le aggiungo la domanda di Matteo da Firenze, è: se lei avesse una cifra di 30 miliardi di euro da spendere per i prossimi 10 anni in sanità, su cosa investirebbe e quanto, diciamo, nel settore più di sua stretta competenza? Beh, allora sicuramente lo screening, perché questo permetterebbe di non avere poi i malati dopo, no? Nel senso che avremo bambini con una diagnosi genetica, ma non avremo bambini con i sintomi, e quindi non avremo giovani adulti e adulti con i sintomi. Per cui lo screening per, diciamo, adesso, per ora. Naturalmente però non dobbiamo dimenticare tutte le persone malate che esistono già e che ci sono, che non sono poche, e quindi su quelle noi comunque dobbiamo lavorare e dobbiamo trattarle e dobbiamo quantomeno sono malattie degenerative, anche la sclerosi multipla di cui parla la signora è una malattia degenerativa. Io dico sempre ai genitori dei miei bambini: se ci dicessero che questo farmaco ferma la malattia ad oggi, noi tutti firmeremmo oggi, i genitori firmerebbero col sangue, io firmerei con 100 penne, perché naturalmente sappiamo che sono malattie degenerative in cui i bambini peggiorano, anche gli adulti peggiorano di anno in anno, per cui se noi già trovassimo dei trattamenti che stabilizzassero la malattia, noi avremmo già vinto. Avremmo poi lo screening che permette di non avere più i sintomi della malattia in futuro, noi avremmo, io cambierei mestiere e sarei ben contenta di cambiare mestiere. Allora, il problema è screening neonatale su tutto il territorio, fondamentale. Lo screening, ci sono dei tavoli di lavoro, lei, questo onorevole, lo saprà sicuramente, che esistono, sono partiti grazie anche all'associazione di famiglie, diciamo diversi tavoli di lavoro nelle varie regioni. So che ce n'è stato uno in Puglia la settimana scorsa, sta per partire la Liguria e anche
c'è un'altra regione che sta per partire, insomma sicuramente c'è un ampliamento, però non è ancora sufficiente perché dobbiamo assolutamente ampliarlo su tutta l'Italia. Per la sclerosi multipla la signora chiedeva sicuramente anche diciamo rispetto a tanti anni fa, a quando io ho studiato neurologia, anche adesso su questa malattia ci sono anche dei trattamenti con oligonucleotidi antisenso, con dei vettori virali per il trattamento della sclerosi multipla, e ci sono stati quindi tanti miglioramenti anche in questa malattia. Non siamo ancora alla terapia genica, ma io credo che nel momento in cui noi capiamo il meccanismo di queste terapie geniche, noi adesso la stiamo provando in sperimentazione, in clinical trial, su un'altra malattia, su una distrofia muscolare, stiamo avendo anche lì degli ottimi risultati, abbiamo appena iniziato ed è una sperimentazione, quindi piedi per terra. Però pensiamo che nel momento in cui noi capiamo il meccanismo, poi questo meccanismo si può poi traslare anche ad altre malattie che più o meno hanno un meccanismo d'azione simile, insomma, quindi un po' questo è il nostro obiettivo. Abbiamo iniziato con la SMA, con l'atrofia muscolare spinale, siamo passati alla Duchenne, naturalmente partiamo dalle malattie più comuni, almeno nel nostro campo abbiamo iniziato con le malattie più frequenti, un po' perché gli investimenti, come sapete, sono pochi, e un po' perché si cerca di avere dei numeri di pazienti abbastanza grandi per poter poi dimostrare che un farmaco funziona, perché altrimenti non avremmo dei dati statisticamente significativi. Le terapie personalizzate, professoressa, scrive Isabella, possono essere il futuro per tutte le patologie, non solo oncologiche, e su questo in tanti stanno scrivendo sulla medicina personalizzata. Che tempo immagina lei questa, diciamo, della vera svolta su questi temi, sull'investimento sulla medicina personalizzata? E poi una riflessione della professoressa Piomboni, altra senese. Oggi abbiamo dato praticamente spazio ai fiorentini, hanno fatto un passo indietro rispetto a Siena. Il MIUR e il Ministero della Salute devono unire le forze per finanziare la ricerca biomedica, perché la ricerca importante non è solo quella dei grandi gruppi, ma anche dei team più piccoli, validi, seri e capaci. Guardiamo chi ha inventato il vaccino attuale. Penso che il riferimento sia alla storia anche molto bella della coppia turca, poi trapiantata in Germania. Però queste due riflessioni, una sulla ricerca e una sulla terapia personalizzata, poi torniamo da Anna Maria. Allora, noi cerchiamo di fare terapia personalizzata, soprattutto adesso che abbiamo più di un trattamento, naturalmente cerchiamo sempre di condividere con la famiglia quelle che sono lo stato dell'arte, quelle che è la situazione del bambino, del paziente, e quindi poi di, come dire, condividere insieme quella che è la strada migliore, la strategia migliore. Io credo che arriveremo anche noi a una medicina personalizzata. Certo, i tempi non sono brevissimi. Se pensiamo che per commercializzare un farmaco, l'abbiamo sentito anche prima, per i vaccini ci vogliono dai 10 ai 15 anni, insomma, io penso che più o meno quello sarà un po' il tempo, insomma, di cui avremo bisogno. Però credo che ci riusciremo, noi siamo fiduciosi su questo. Professor Rappuoli, torno da lei per una riflessione che lei ha fatto quando ci siamo visti una volta. Lei mi ha detto: occhio, perché questa pandemia finirà, ma poi ne arriva un'altra, che una botta di vita ci voleva dopo questa nostra chiacchierata. E lei mi ha detto, a proposito, lo dica a tutti, via, da qui al 2040 secondo lei che succede? 2050 magari. L'altra pandemia che c'è già, di cui se ne parla ancora poco, è quella dei batteri resistenti agli antibiotici. Noi dalla seconda guerra mondiale in poi abbiamo pensato di esserci liberati di tutte le malattie batteriche, perché abbiamo scoperto gli antibiotici, che sono stati e continuano a essere uno dei capisaldi della medicina. Ma quello che è successo è che dal 1980 non riusciamo più a sviluppare nuovi antibiotici, e nel frattempo i batteri stanno diventando sempre più resistenti agli antibiotici, perché ne abbiamo abusato, continuiamo a abusarne, e sempre di più ci troviamo infezioni in ospedali e a volte anche fuori degli ospedali, in cui abbiamo finito le cartucce, nel senso che tutti gli antibiotici che abbiamo non funzionano più. E questo è successo qui in Toscana, ma succede un po' in tutto il mondo, e
E quindi potremmo, stiamo andando verso un mondo in cui se non troviamo soluzioni, sempre di più uno avrà un'infezione da un batterio che fino a ieri, fino a oggi, uno si piglia un antibiotico, il giorno dopo non c'ha più niente. Quelle infezioni potrebbero diventare normalmente di nuovo mortali e non avere più rimedi. Questo sta succedendo, non è una trovata pubblicitaria, è una realtà. Noi in Toscana abbiamo avuto una clebsiella che ha ucciso un sacco di persone, per cui la gente andava in ospedale e poi non sapevamo più cosa fare, aspettare che se la cavino, e molti non se ne sono cavate. E questo succederà sempre di più, lo sappiamo, sta arrivando, e ritorna a quello che dicevo prima. Ancora non è una cosa dirompente, lo diventerà, le previsioni che sono nel 2030 diventerà un grosso problema, nel 2050 avrà un danno economico più di questa pandemia che stiamo vivendo adesso, e le previsioni di chi ha fatto le previsioni statistiche di questo dice che nel 2050, se non facciamo niente, avremo più morti di batteri, di persone affette da infezioni batteriche che da tumori. Quindi sappiamo che arriverà, come sapevamo che sarebbe arrivata una pandemia prima, e sarà bene che ci muoviamo adesso, perché dopo sarà troppo tardi. Questa è una delle ricerche che avevo cominciato a fare io prima di questa pandemia. Volevo fare anticorpi e vaccini per essere pronti quando questa cosa arriverà. Io lascerei a Anna Maria e Elisa, qui io sto ricevendo un sacco di domande, anche bellissime, tra l'altro siamo tra le 1000 e le 2000 persone fisse da un'ora ad ascoltarvi, più che ad ascoltarci, e di questo sono un grato segno che quando si parla di cose serie c'è un pubblico che ascolta. Però lascerei a Lisa e Anna Maria il compito di fare le due domande finali, per poi, come dire, non di solo pane vive l'uomo, ma insomma si va anche a cena. E quindi Lisa e Anna Maria, e poi magari proviamo a fare una domanda, perché qui di domande ce ne sono veramente, tra l'altro, interessantissime, perché per esempio Marco che dice in Italia si potrebbe usare il PNR per dotare i medici di famiglia di dispositivi tecnologici, tutto il tema dei medici di famiglia viene riportato da tantissime persone, si insiste su Marcello, ho letto che le terapie danno risultati anche su, cioè, sono mille domande, non riusciamo a farle tutte. Lisa e poi Anna Maria, e andiamo a chiudere con domande secche per i nostri ospiti. Sì, grazie Matteo. Io, allora, la professoressa Pane, vorrei fare una domanda che per noi è utile anche per capire come organizzare, pensare a riorganizzare questo grande tema dell'assistenza domiciliare e la medicina territoriale, nel senso che la professoressa Pane tratta di pazienti che fanno riferimento a centri super specializzati. Allora, dal suo osservatorio, rispetto a pazienti come i suoi, ma come ce ne sono tanti, come dobbiamo noi immaginare questa fusione tra voi, che siete i massimi specialisti, e però l'assistenza territoriale di cui un paziente può avere bisogno ogni giorno, anche perché di centri come i vostri in Italia ce ne sono pochi. Voi avete pazienti che abitano in tutta Italia, che ovviamente non è che ogni giorno possono venire da voi. Quindi se ci aiuta dal suo osservatorio a capire questo aspetto. E al professor Rapuoli invece io vorrei chiedere, rispetto a quest'ultima cosa che lui sottolineava dell'antibiotico resistenza, cioè rispetto a questo, che dovesse dire che cosa dobbiamo fare noi politici, cioè quale filone di ricerca quindi va incrementato e come dobbiamo agire, perché poi noi dobbiamo dare risposte a voi perché voi possiate operare, perché quello che dice lei è molto preoccupante. Ci stiamo confrontando con il virus e adesso sappiamo che tra un po' anche un pezzo di medicina che speravamo fosse al sicuro potrebbe diventare invece un grosso problema. Quindi se ci dice che risposta potremmo dare a voi che avete bisogno di strumenti per continuare le vostre ricerche. Lascio ad Anna Maria. Sì, grazie Lisa. Quello che mi colpisce di più nelle questioni poste da Rapuoli è che noi ci siamo trovati con l'epidemia pur sapendo che sarebbe arrivata impreparati. Quindi anche il senso di questo nostro progetto Sanità 2030 è di non trovarci preparati rispetto a quello che poi
anche la domanda di Lisa, dalla domanda di Lisa emergeva. Allora, che cosa penserebbe lei per prepararci a questa devastazione? Perché l'antibiotico è stata la scoperta più importante, una delle più importanti della storia dell'umanità, e adesso ci troviamo con una problematica di antibiotico resistenza. Sarebbe il caso di mettere su un centro, un consorzio di presidio epidemiologico da oggi e per gli anni a venire, se questo lo ritiene possibile. E alla professoressa Pani, noi come Commissione Senato Sanità abbiamo chiesto al governo di impegnarsi in un progetto del PNRR sugli screening neonatali. Naturalmente questo progetto deve essere quanto più possibile uniforme in tutta Italia, perché il tema della differenza Stato-Regioni significa che noi non garantiamo pari opportunità dei diritti a tutte le persone nel nostro territorio nazionale. E se dovesse essere insomma accolto dal governo, finanziare dal PNRR, oppure con la proposta del nostro piano, come metterebbe in fila tutte le questioni poste e preparare un grande progetto nazionale sugli screening neonatali? Grazie. Inizio io con la domanda dell'onorevole Noia. Ma allora, è vero quello che diceva l'onorevole, nel senso che l'Italia è lunga e larga e, come anche diceva uno spettatore prima, purtroppo non in tutte le regioni troviamo la stessa assistenza e troviamo le stesse capacità. Questo purtroppo lo sappiamo. Io vengo dal sud, per cui conosco le realtà, conosco le situazioni, e questo mi dispiace. Mi dispiace anche che i pazienti debbano fare tanti viaggi della speranza e debbano, io i tre quarti dei miei pazienti sono fuori regione, e da un lato mi dispiace perché nel loro territorio non trovano il centro e l'assistenza che loro, diciamo, vorrebbero, che loro necessiterebbero. Da un lato capisco che non tutti i centri possono avere lo stesso entusiasmo, la stessa passione che ho io e che trasmetto ai miei giovani, ai giovani ragazzi che lavorano con me, però nello stesso tempo mi piacerebbe, il mio sogno sarebbe proprio quello che l'assistenza in tutta Italia sia simile, sia la stessa, anche l'assistenza domiciliare, perché sul domiciliare poi abbiamo un ulteriore grosso vuoto, perché è veramente, come dire, in Italia abbiamo un grande problema rispetto all'assistenza domiciliare, invece molti dei nostri ragazzi, dei nostri pazienti necessiterebbero dell'assistenza, e questo gli permetterebbe anche di avere una vita migliore alle famiglie o un'autonomia maggiore ai ragazzi. Io ragazzi che magari vorrebbero andare all'università, che vorrebbero fare una vita anche in autonomia, ma non se lo possono permettere perché economicamente non se lo possono permettere, non hanno l'aiuto necessario, non hanno l'assistenza, i genitori magari diventano anziani, e quindi naturalmente anche il, tra virgolette, il dopo di noi, no? Comunque il pensare a quello che può succedere, perché è vero che noi stiamo pensando allo screening ed è fondamentale, ma a tutti i pazienti che già ci sono e che sono tanti, noi ci dobbiamo pensare, e il nostro sistema li deve aiutare, li deve supportare, quindi insomma credo che questo sia fondamentale. E per quanto riguarda lo screening, il nostro progetto pilota, devo dire, a me piace molto, perché è stato un progetto faticoso, un progetto che insomma è nato, è stato partorito con grande fatica, però devo dire che in quest'anno ha dato un grandissimo risultato, e grazie, noi abbiamo collaboriamo tantissimo con la Regione Toscana e col MEI, e condividiamo questo progetto, e devo dire che abbiamo dei risultati eccezionali, per cui io prevedo un progetto simile in larga scala naturalmente su tutte le regioni, con 3-4 centri di genetica che possano fare i test, perché non ne servono tantissimi, cioè l'importante è trovare quei 3-4 centri dislocati appunto magari nord, centro, sud, che nel giro di 24-48 ore ti danno ti fanno il primo test e poi inviano il paziente nel centro di riferimento. In Italia è vero, non siamo tantissimi, ma insomma un po' di centri che ci occupiamo in maniera, diciamo, molto buona di queste
malattie ci siamo, per cui uno identifica un centro nel nord, un centro, un paio di centri al centro e un centro al sud, e in questo modo potremmo tranquillamente fare un progetto su scala nazionale, perché credo che questo sia indispensabile. Grazie, prof. Beh, io vorrei rispondere alle due domande: come facciamo a far fronte all'antibiotico resistenza e dobbiamo mettere su un presidio epidemiologico in modo un po' generale. Quello che abbiamo visto da questa pandemia è che per i microbi e per le pandemie non ci sono regioni, non ci sono continenti, non c'è niente, è una cosa globale. Allora, quindi cosa facciamo noi in Italia? In Italia abbiamo due possibilità. Aspettiamo che qualcun altro ci trovi la soluzione e poi la compriamo, ovviamente ce la daranno dopo che hanno risolto i loro problemi, come sta succedendo questa volta, oppure facciamo un ragionamento diverso. Cominciamo a considerare la sanità non come un centro di costo, come una spesa, ma come un investimento. Investimento per due motivi. Uno, perché se investiamo in sanità, in ricerca, in terapia genica, in prevenire le malattie infettive e non infettive, eccetera, cosa avremo? Avremo un paese all'avanguardia nella ricerca, all'avanguardia nelle nuove tecnologie, possiamo investire nel scoprire nuovi antibiotici e scoprire nuovi anticorpi e vaccini per batteri resistenti agli antibiotici. Potremo investire in epidemiologia, molto importante, ma da sola non va molto lontano. Dobbiamo avere tutto il complesso, dobbiamo avere l'epidemiologia, la conoscenza di usare quei dati epidemiologici per capire quali sono i batteri che vengono. Fare anticorpi contro di questi, fare vaccini e cercare anche nuovi antibiotici. Se noi investiamo e consideriamo questo un investimento, il primo investimento è nella salute, perché se troviamo delle soluzioni avremo degli antibiotici, dei vaccini e degli anticorpi che permetteranno ai nostri cittadini di essere sani, di affrontare queste cose. Ma se siamo all'avanguardia nella ricerca, come siamo anche nella terapia genica da altre parti, dove l'Italia è stata all'avanguardia, quando queste situazioni globali arriveranno, saremo in grado di vendere la nostra tecnologia, di aiutare gli altri paesi, e questo da una parte di aiutare l'Europa, che in questa pandemia non si è comportata granché bene perché non aveva investito prima, e se riusciamo a esportare la nostra scienza e la nostra economia, non solo daremo alle nostre i rimedi, le medicine, i vaccini, gli antibiotici alle nostre persone, ma potremo creare più posti di lavoro qualificati, un'economia più vibrante, perché saremo noi a esportare tecnologie. Quindi, secondo me, l'investimento, la risposta è quella: dobbiamo investire più in ricerca, sviluppo e tecnologia. Dobbiamo essere un paese all'avanguardia in queste cose. Grazie. Allora, noi abbiamo fatto poco più di un'ora di chiacchierata, discussione che per me è stata molto preziosa. Ho cercato di segnarmi dei punti, di imparare, di prendere degli stimoli per le prossime settimane, anche, lo dico con molta sincerità, per l'incontro con il Presidente del Consiglio Mario Draghi che avremo lunedì alle 18.30, dove sottolineeremo come Italia Viva, come secondo noi 20-30 vuol dire 30 miliardi di euro da mettere sul progetto sanità, sulla salute. Di argomentazioni ce ne sono state tantissime, di suggestioni, suggerimenti anche, lo dico a Anna Maria e Lisa, abbiamo tantissimo materiale, io non riesco neanche a leggerli tutti, ma Tiziana che dice neanche le fisioterapie e il sostegno sono uguali in Italia, tanti bambini al sud sono lasciati spesso a se stessi perché non ci sono percorsi di riabilitazione adeguati, e nella stessa Toscana alcune fisioterapie fanno pena. Partendo dalle belle considerazioni della professoressa Pane, siamo andati poi a vedere come nel merito
anche nella quotidianità tante regioni sono invece purtroppo indietro. E per esempio Rita dice: un progetto sanitario nazionale deve avere una forma piramidale con base grande la medicina del territorio e apice sottile la super specialistica. Sembra una banalità pensata a quello che sta succedendo alla sola Lombardia. Tante considerazioni. Antonio che sottolinea come serva attivare il decreto Balduzzi per la medicina territoriale. Maria Benedetta che chiede per il professor Rappuoli: sarebbe interessante un'analisi attuale delle infezioni ospedaliere in era Covid, con le norme igieniche dettate dalle pandemie, dalla pandemia potrebbe rivelarsi anche migliorata. E infine, lo dico infine, ma ce ne sono tantissimi di messaggi che non ho letto, David Borzi che dice: un'ultima cosa, ricordatevi, non si muore di solo Covid, non dimentichiamo le altre patologie, che è un tema che è molto sentito e che spesso viene evidenziato. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che e Lorenzo dovrebbero fare trasmissioni in TV come questi incontri, no? Io penso che è bene che invitino la professoressa Vane e il professor Rappuoli, cosa che talvolta fanno troppo poco, ma penso che sia importante che ci sia una sensibilità su questi temi e che si capisca che noi stiamo facendo un'opera, ed ecco il punto politico, non semplicemente di informazione, questo non tocca a noi farlo, non siamo neanche bravi, ma di sensibilizzazione rispetto a un'urgenza, che sintetizzo con le due considerazioni dei nostri ospiti, laddove la professoressa Pane evidenzia come vede nei suoi bambini un miglioramento e quindi tocca con mano il cambiamento possibile, e la riflessione del professor Rappuoli, dove la sintesi è molto efficace. La sanità non è un centro di costo, ma è un investimento. Ora, io mi sento spesso attaccare perché si dice: quando tu eri al governo avete tagliato sulla sanità. No, noi abbiamo aumentato da 106 a 113 miliardi perché avevamo i limiti dell'Unione Europea che ci impedivano di aumentare di più come pure avremmo voluto. Abbiamo aumentato di 7 miliardi, ma non basta. Quello che deve essere chiaro è che se è tale grande e rilevante la sfida che abbiamo, noi abbiamo bisogno di investire di più e meglio nella sanità, nella salute, nell'innovazione, nella ricerca, nella tecnologia. Questo è il nostro punto, questa è la caratteristica sulla quale Italia Viva lavorerà non soltanto da qui alla fine della primavera delle idee nei prossimi due mesi, ma anche da qui alla fine della legislatura nei prossimi due anni. Su questo tema ci vogliamo caratterizzare, e questo non vuol dire non fare chiarezza sul passato. Oggi molti chiedono le dimissioni del Ministro della Sanità perché è successo quello che è successo. Io penso che prima di chiedere le dimissioni del Ministro si debba fare una commissione d'inchiesta su quello che è successo e capire bene cosa si poteva fare in modo diverso e cosa si poteva fare in modo più efficace. Ma quello che è certo è che i soldi vanno spesi ora e vanno messi per lo screening precoce, vanno messi per i monoclonali, vanno messi per la ricerca, vanno messi perché le nostre università, i nostri centri di ricerca, i nostri centri di eccellenza siano all'altezza della sfida. E perché no? Magari perché davanti alla prossima pandemia, toccando tutto quello che si può toccare di non maleducato, di fronte alla prossima pandemia l'Italia sia in prima fila, perché lo avete sentito oggi ascoltando il professor Rappuoli e il professore Sapane, le nostre eccellenze sono straordinarie e dobbiamo valorizzarle di più e meglio. Penso Anna Maria, penso Lisa, che abbiamo molto materiale sul quale riflettere, magari da qui ai prossimi 15 giorni effettuare un altro appuntamento al professor Rappuoli, alla professoressa Pane una richiesta: quando arriverà il momento di fare il progetto finale sui 30 miliardi, dateci una mano, noi non vi proponiamo di spenderli insieme a noi perché al momento non li abbiamo, ma di rendere quei 30 miliardi come priorità per il paese, sì, e siccome il presidente Draghi ha detto io li spenderei anche, ma al momento non c'è un piano, bene, facciamo la nostra parte, facciamo in Parlamento un piano per spendere bene questi 30 miliardi. Abbiamo dalla nostra parte la Presidente della Commissione Sanità al Senato, porteremo piano piano anche tutti i nostri colleghi parlamentari. Quindi nel ringraziarvi la mia richiesta è: aiutateci a fare un piano che sia efficace, perché è in ballo, come ha detto Rappuoli, la sanità non come centro di costo ma come investimento. Quindi grazie per il tempo che ci avete dedicato. E grazie alle credo un migliaio di persone, qualcosa di più, siamo partiti tra le 1000 e le 2000 persone, l'idea che dalle 7 alle 8 1000, 1500, 2000 persone ascoltino questi temi è per noi un elemento di grande stimolo e di grande gratitudine, oltre che la gratitudine per chi come Rappuoli e Pane ci hanno onorato della loro presenza. Grazie davvero di cuore e buona serata a tutti. Grazie, grazie. Grazie a voi. Buon appetito. Buona serata.
Grazie.